Mi metto seduto, scusate, per una maggiore comodità di manovra. Qui le persone che interverranno sono i maestri Cosenza col violino, Verità con la viola, Paolo Carraro col violoncello, Andrea Zulian col contrabbasso, Ettore Michelazzi col flauto, Valentina Sbicego, scusate, non so bene, col clarinetto e Giuseppe Minin con la tromba. Scusa, c'è stata solo una sostituzione. Sì. Sarà la professoressa Nadal al posto del professor Carraro. Ah, col violoncello, giusto? Sì. Nadal, allora al posto del... Ecco, infatti... Dunque, i Cameristi Triestini, il complesso che sentirete dopo questo discorso, sono membri di questo gruppo. Siamo alla Sissa e attacchiamo con questo discorso. Il mio titolo è Scienze e Musica, un'attrazione irresistibile. Poi, come argomento un pochino focale, parlerò degli strumenti. Allora, i legami tra scienze e musica sono tanto antichi quanto è la cultura dell'uomo. Voi sapete che già ai tempi di Pitagora ci si ponevano questioni su che cosa rendeva un insieme di suoni gradevole, consonante o viceversa non gradevole o dissonante. E grandi personaggi della scienza si sono interessati di musica. Einstein si piccava di essere un violinista, io ci ho scritto vicino modesto perché a me risulta che non fosse un grande violinista, però gli piaceva moltissimo suonare, suonava sempre direi, tutti i momenti che aveva di suonare. E poi naturalmente il nostro grande Galileo, il quale ha studiato sì il pendolo e i problemi del sistema solare, ma era anche uno dei migliori liutisti della provincia di Venezia. E dicevano i suoi biografi, in particolare Viviani, che batteva in bravura i liutisti professionisti di Venezia e Padova. Quindi questo punto, praticamente lui era figlio di un musicologo che era il padre Vincenzo Galilei, che è noto in quanto importante studioso, diciamo, della musica, che ha insegnato anche al figlio, se vogliamo, alcuni metodi della sua procedura sperimentale. Ecco, questo violino è il primo violino di cui io conosco una foto. È fatto da Gasparo da Salò, 1540-1609. Il violino, potete vederlo anche dal vivo naturalmente, ha una bombatura sia sulla tavola anteriore che sulla tavola posteriore, ha dei fori a F. Ah, poi vedremo un po' meglio. Attenzione alle spalle rotonde, caratteristica del violino, di avere una rotondità, diciamo, nella parte alta, qui ci dovrebbe essere un indice, vedete qui. Allora, da cosa nasce il violino? Beh, innanzitutto diciamo che col violino di solito dobbiamo considerare i suoi parenti più anziani, chiamiamoli più anziani, insomma, con voci più grosse. C'è naturalmente il violino, è il soprano del quartetto, la viola è il contralto, voce già un pochino più profonda, il violoncello praticamente è la voce maschile, se vogliamo tenore, baritono, seconda, della parte delle note che si suonano, e poi c'è il contrabbasso che è la voce del basso. Questi strumenti nascono un po' tutti dalla ribecca. Adesso mostrerò un'immagine, ma prima mi piacerebbe che i maestri, via via, del quartetto, il contrabbasso non è venuto perché in realtà avevamo detto che forse c'erano dei problemi di tempo. Sentiamo i tre violini, cioè prima il violino, poi la viola e poi il violoncello. Facciamo una piccola, poche note, tanto per far sentire come scoprono registri via via, da più alto fino a più basso. Ecco, viola. È una quinta sotto, si intende una quinta, vuol dire che ha un rapporto 3 a 2 nelle frequenze del registro che copre. E poi, ancora più basso, c'è il violoncello. Allora, di questi strumenti che avete sentito, uno solo è stato effettivamente portato all'ottimizzazione, ed è il violino, il quale, ripeto, ho già accennato, nasce dalla viola. La viola è uno strumento, come vedete, abbastanza simile al violino, salvo avere i fori non a forma di F, ma a forma di C affacciate, chiamiamole C.
Il violino è stato ottimizzato nel periodo, come sapete, dei grandi liutai cremonesi, cominciando da Gaspero da Salò, che non era però di Cremona, e poi naturalmente Stradivari, Guarneri, Amati, eccetera, eccetera. È stato fortemente però ristrutturato nell'Ottocento, perché nell'Ottocento ci sono stati dei cambiamenti nella musica, in particolare è stato innalzato il La fondamentale, c'erano più esigenze che il suono fosse più sonoro, in quanto che si usavano sale da concerto maggiori, quindi nell'Ottocento i violini sono stati di fatto tutti quanti in qualche modo rinforzati rispetto agli originali stradivariani, diciamo. Quindi quando si parla di uno Stradivari al giorno d'oggi bisogna tener conto che Stradivari lo è fino a un certo punto. È stato fortemente rimaneggiato. Gli altri componenti della famiglia sono appunto il contralto e il tenore, che sono la viola e il violoncello, mentre invece il contrabbasso odierno, che voi vedrete meglio dopo quando suoneranno, ha una forma di corpo differente, cioè è in realtà derivato dalla viola da gamba basso, cioè non dalle cosiddette viole da braccio o viole da brazzo col linguaggio di quel tempo, come sono il violino, violoncello e viola, ma invece viene derivato dal violone, cioè dalla viola da gamba, che era uno strumento parecchio diverso, perché aveva 5 o 6 o anche 7 corde, aveva delle traversine addirittura per individuare le note, come sulla chitarra un pochino, mentre voi in questo, voi sapete bene che in questi strumenti non c'è questo vantaggio per l'esecutore, la nota va cercata col dito, senza niente che aiuti. E in più il contrabbasso che non è entrato, appunto, lo potete vedere qui in fotografia. Questo è il celebre Franco Petracchi, mio carissimo amico, che sta suonando per me qualcosa col suo contrabbasso. Guardate le spalle del contrabbasso e confrontatele ad esempio con quelle del violoncello. Scusate, ho fatto un movimento sbagliato. Ecco, vedete il violoncello alle spalle arrotondate, il contrabbasso invece spioventi, quindi il contrabbasso è proprio, ha una diversa origine. Nella famiglia dei violini abbiamo detto Stradivari essenzialmente, tutti quei grandi liutai del Settecento hanno ottenuto un'ottimizzazione di questo strumento. Gli altri tre strumenti invece non sono ottimizzati allo stesso modo e al fine di dare il timbro più bello e la sonorità più alta possibile, perché se si fosse fatto questo si sarebbe dovuto usare una legge fisica fondamentale che dice che le leggi di scala richiedono che la gamma delle frequenze in musica altezze coperte da uno strumento è inversamente proporzionale alla sua lunghezza. Cioè, in altre parole, se io raddoppio uno strumento, le note che emette sono dimezzate in termini di altezza, scendono, cioè diventano più profonde di un fattore 2. Quindi se noi avessimo dovuto costruire una viola ottimale, che desse la massima sonorità e il timbro più gradevole, a giudizio di quegli stessi che avevano ottimizzato il violino, avremmo dovuto fare una viola che era una volta e mezzo il violino, perché suona una quinta più in basso, quindi è tre mezzi più bassa in frequenza, e quindi 1,5. Avrebbe dovuto essere notevolmente più grande. Il violoncello addirittura, che suona due quinte sotto, avrebbe dovuto essere tre mezzi per due, quindi tre volte più lungo del violino, e il contrabbasso addirittura 6 volte, quindi avrebbe dovuto essere alto 3,60 metri, in sostanza avrebbe dovuto toccare quel soffitto. Allora voi capite che questo tipo di esigenza è impossibile suonare strumenti dileggiando le corde vicino al soffitto, ed è anche impossibile trasportarli naturalmente, e una viola normale che fosse effettivamente una volta e mezzo lunga il violino probabilmente, non credo, la violista cosa dice, arriverebbe molto male, ci vorrebbero persone con le braccia lunghissime. E allora cosa si è fatto? Si è utilizzato un compromesso. Guardate come avrebbero dovuto essere i quattro strumenti della famiglia dei violini se fossero stati costruiti secondo i criteri ottimali di Stradivari. Questo è il violino, gli diamo 1 come altezza, in realtà è circa 60 cm, è scritto qui, tutto intero. La viola avrebbe dovuto essere 1,5. Il violoncello 3 volte tanto e il contrabbasso 6 volte tanto. Ecco, qui c'è una figurina del Cranach che mostra come sarebbe una contrabbassista che fosse lì a dover suonare quello strumento. Vedete che col braccio non è in grado nemmeno di arrivare sopra la cassa. Che cosa si è fatto allora? Si è ricorso a dimensioni di compromesso, eccole qui a destra, cioè la viola è soltanto 1,2 volte, cioè 71 centimetri, valori medi naturalmente,
Il violoncello è solo due volte circa il violino e non tre come avevamo sperato, e il contrabbasso con le sue belle spalle spioventi è addirittura meno di tre volte, e allora il contrabbasso arriva un po' sopra, appena appena, la testa del suonatore, quindi è possibile diteggiarlo. Ecco, le spalle ve le ho indicate qui dalla freccia, vedete una differenza fondamentale tra quello che sarebbe stato il contrabbasso ideale e quello che è il contrabbasso invece di fatto utilizzato. Naturalmente, cosa si è dovuto fare per ottenere questo risultato? Si è dovuto fare tutta una serie di accorgimenti basati sulla fisica. Cioè, per esempio, se una corda non la posso fare lunga così, in che modo posso farla scendere in frequenza perché vada bene per quello strumento come deve suonare? Posso ingrossare, per esempio, le corde. Infatti le corde del violoncello sono più grosse di quanto non sarebbero se il violoncello fosse stato fatto della lunghezza ideale. Si può allentare la tensione delle corde, per esempio, altro modo, noto. Si può aumentare lo spessore del legno delle tavole o delle fasce laterali. Per esempio, guardate che il violoncello, rispetto alla viola e al violino, le fasce laterali, ecco, se lo girate così, non hanno la proporzione che uno si aspetterebbe, ma sono molto più alte. Quindi sono tutti trucchi fatti per riuscire a ridare il suono nella regione voluta, malgrado la lunghezza dello strumento non sia quella giusta. Variare la sagoma della cassa e le altezze delle fasce, ecco, l'ho già detto, scusate, la sagoma della cassa, per esempio, nel contrabbasso, abbiamo detto, è decisamente variata rispetto agli altri. Variare l'area dei fori AF, adesso vi dirò dell'importanza dei fori AF. I fori AF sono quelli ai lati delle corde, si chiamano AF perché più o meno ricordano la forma AF, nella famiglia delle viole erano invece a forma di C, come nella ribecca, e anche variando l'area, l'apertura dei fori F si è ottenuto una cosa. Risultato finale, la sonorità degli strumenti e i timbri, cioè il sapore, se volete, il gusto della nota che sentite, non sono più ottimizzati, sono un pochino deficitari rispetto all'ideale. E allora io proporrei, per farvi sentire la differenza di timbro, ecco qui c'è scritto in verde, c'è scritto violino, viola e violoncello, per cortesia, volete illustrarmi le differenze di timbro eseguendo esattamente la stessa nota, quindi una nota che sarebbe su un dato punto del pentagramma, che è identica, vedrete che l'altezza è identica, ma il sapore è diverso. Volete per cortesia? Allora, a parte il violoncello che ovviamente ha molti più armonici bassi, quindi in qualche modo è più pieno, gli altri due si sente proprio che la viola ha un timbro, a mio avviso, ognuno può dare il suo giudizio, più piatto, meno squillante, meno argentino, diciamo così. Mi fare sentire il violino magari su un'altra nota? Tra viola e violino è proprio evidente, no? C'è proprio questo suono che diventa un po' nasale quasi nella viola. Eppure è la stessa nota e teoricamente dovrebbe avere lo stesso timbro, ma non ha. Procedendo, due parole sul suono puro e sul suono complesso. Un suono di uno strumento reale è un insieme di frequenze. C'è un solo strumento che emette un'unica frequenza ed è il diapason, cioè la forchetta di intonazione. Quello fa soltanto ding, basta, pulito. Invece gli strumenti reali hanno una sovrapposizione di tante parziali cosiddette. Queste parziali, sia negli strumenti a corda sia negli strumenti a canna, sovrapponendosi e formando un suono complesso, danno ricchezza di timbro. Se voi pensate al timbro di un diapason e al timbro di un violoncello, per esempio, voi vi sentite subito che c'è una differenza colossale. Il timbro pulito, il timbro quasi monocromatico, cioè a una sola o poche frequenze, è un timbro noioso, è un timbro non accattivante, è un timbro che dà poca emozione. Invece gli strumenti danno un timbro che è di per sé musicalmente significativo. Cioè già il timbro stesso è un arricchimento notevole rispetto al suono di un'ocarina, ecco, per esempio, per dire uno strumento che ha un timbro povero. Allora, negli strumenti musicali abbiamo queste cose qui, ecco, già nominato l'ocarina, l'ottavino, che è il flauto piccolo, hanno, soprattutto nella gamma delle note più alte, hanno dei suoni quasi puri e sono suoni semplici, insomma, poco significativi.
come si formano le onde sonore sopra le corde? Allora, si chiamano onde stazionarie le onde che una corda adotta come sue preferite. Cioè, nella lista dei preferiti dice queste sono le frequenze di oscillazione che a me vanno bene. Si chiamano anche modi normali di una corda. Dipendono dalla lunghezza di una corda, dallo spessore di una corda, dalla tensione di una corda. E hanno, e si chiamano modi normali o onde stazionarie, perché hanno i loro ventri e i loro nodi, cioè con ventre si intende dove la corda è particolarmente deflessa e con nodo si intende il punto dove la corda invece non si muove, e questi ventri e nodi sono sempre nella stessa posizione. Adesso vi mostro delle foto per convincervi. L'effetto è dovuto alla sovrapposizione delle onde che vengono riflesse avanti e indietro agli estremi fissi. Se voi vedete, le corde di un qualsiasi strumento sono fissate qua e sono fissate sul ponticello, di cui dirò una parola tra breve. Quindi su questa lunghezza esatta c'è un continuo rimbalzo avanti e indietro di onde riflesse. Se voi legate una corda al muro con un chiodo e date uno strattone alla corda, voi vedete che l'onda arriva al muro e poi torna indietro. Questa onda che torna indietro si sovrappone a quella che va in avanti e forma l'onda stazionaria. Allora, le onde stazionarie sono caratteristiche, come ho detto, della lunghezza della corda e danno luogo a queste onde possibili ai modi normali detti dai fisici armoniche della corda e dette dai musicisti armonici. Io, che ho un po' di tempo che mi interesso così, da quando sono in pensione, di fisica e musica, mi sono abituato anch'io a chiamarli armonici. Il direttore della CIS mi perdonerà. Va bene, dunque, le foto armoniche di una corda a estremi fissi, eccole qua, guardate, si possono fotografare. Perché? Siccome la frequenza a cui vibrano è abbastanza alta, la persistenza dell'immagine sulla negativa della camera, della macchina fotografica, o anche del nostro occhio, è sufficientemente lunga che noi vediamo di fatto il ventre al centro, il nodo ai due estremi fissi, eccoli qui, e vediamo un certo numero di oscillazioni in successione che si sovrappongono. Il primo di questi si chiama armonico fondamentale, eccolo qui, ha due nodi agli estremi, obbligatoriamente ha due nodi agli estremi perché sono tenuti fissi, quindi non si possono muovere, però ci può essere un armonico successivo, che è il secondo, che ha un nodo qui, un nodo al centro e un nodo di nuovo qui, e via di questo passo. Ci può essere il terzo armonico, si contano gli armonici in base ai ventri che mostrano, quindi il terzo armonico ne ha tre, il quarto armonico ne ha quattro. Quello che succede nella corda quando viene eccitata, per esempio per strofinamento, non si eccita uno solo di questi modi. Io, per eccitare questi modi, nel laboratorio che ho nel retroaula di fisica a Roma, ho dovuto usare un trucco, cioè far vibrare la corda a una precisa frequenza. Perché se invece la corda viene messa in moto con l'archetto o pizzicandola, vibra simultaneamente su tutte queste possibili frequenze. Sono i suoi modi caratteristici o normali. Naturalmente, che cosa succede? Questi modi vanno decrescendo con l'ordine del modo. È ovvio questo, perché il primo armonico è la cosiddetta nota fondamentale, o tono fondamentale, quello dove va la massima energia. I successivi sono via via più deboli. Quello che poi in realtà nella corda avviene è che questi modi sono tutti sovrapposti, per cui se io avessi fatto una foto della corda messa in moto dall'archetto non avrei trovato queste cose qui, avrei trovato una specie di deformazione un po' strampalata che teneva conto della somma di tutti questi contributi. Bene, allora, è il contenuto di armonici e il relativo peso degli uni rispetto agli altri che e quindi la deformazione complessa che alla fine si ottiene quando tutti sono attivati, che si rileva che si ha il timbro caratteristico di uno strumento. Quindi nel violoncello, che ha un suono profondo, noi abbiamo molti armonici di bassa frequenza e relativamente molti meno di alta frequenza, nel violino il contrario. Quindi questo è quello che dà il timbro, uno degli aspetti che dà il timbro, naturalmente ci sono altre caratteristiche, ma questa è la principale. Quindi il contenuto di armonici e le loro relative intensità è quello che dà alla nota suonata il timbro caratteristico, per cui distinguiamo uno strumento dall'altro, per esempio. Ah, qui io torno al signore che ha parlato prima di me, Nichols, per far vedere che cosa sono le onde acustiche. Questa è un'immagine fatta immergendo un violoncello. Non abbiamo l'acqua qui, peccato, se no si potrebbe far vedere. Vedete, se immergete un violoncello in un dito d'acqua,
la vibrazione della cassa scende giù per la gambina, la zampa lì, entra nell'acqua e voi vedete proprio le famose onde. Il professor Nicholas ha parlato di onde nell'aria, ma naturalmente a maggior ragione ce le possiamo vedere nell'acqua. E questa è una frase galileiana che avevo pensato di saltare, ma che tutto sommato va letta perché è veramente commovente, tant'è anche poetica. Toccata, la corda comincia e continua le sue vibrazioni. Queste vibrazioni fanno vibrare e tremare l'aria che gli è appresso, e qui l'acqua, la figura, i cui tremori e increspamenti si distendono per grande spazio e arrivano, come dirà poi in seguito, e arrivano a urtare sul nostro timpano. E qui mi riallaccio al discorso di Nichols. Naturalmente la membrana timpanica comincia a vibrare, mette in moto tutto quello che c'è dietro, gli ossicini, che noi italiani chiamiamo tra l'altro incudine, martello e staffa, no? non Aldo, Giovanni e Giacomo, ma il risultato l'avete sentito prima, cioè questo è il discorso. Allora, l'accoppiamento con cassa. Oh, se io certe volte mi porto dietro una corda attaccata a un bastone, ma non avevo una valigia abbastanza grande per farlo. Se io vi porto una corda attaccata semplicemente per gli estremi a un semplice bastoncino che la regge, e io pizzico la corda, voi non sentite assolutamente niente. Perché? Perché la corda ha una sezione talmente piccola che mobilita pochissima aria, quindi l'onda nell'aria è assolutamente impercettibile, voi non sentireste nulla. E allora che cosa si fa? Si utilizza una cassa di risonanza. La corda non viene fissata su un bastoncello, ma viene fissata su uno strumento che ha una cassa di risonanza, la quale, tra l'altro, per non risuonare solo a certe frequenze, deve avere una forma ricca e sinuosa. Vi siete mai chiesti perché i violini, i violoncelli sono fatti in quella maniera lì? Appunto perché devono risuonare a tutte le frequenze, se no avremmo che una musica va in alti e bassi, diciamo, in quanto a volume, in maniera assolutamente incontrollabile. Quindi la forma deve essere riccamente sinuosa, in modo che tutte le risonanze siano possibili. Se io facessi uno strumento a forma di cubo, vi assicurerei che sentireste bene tre note e le altre 97 non le sentireste per niente. Allora, accoppiamento grazie a ponticello è critico. Il ponticello è questo oggetto che permette alla vibrazione innestata sulle corde di trasmettersi attraverso questo ponticello, prendo sempre il violoncello perché si vede meglio da là fuori, e appoggia sulla cassa e trasmette attraverso i suoi piedini la vibrazione che le corde gli hanno impresso, che finisce nella cassa, e la cassa, essendo una grande superficie, l'aria che vi muove come avviene nella gran cassa, come avviene in tutte le grandi superfici, che mobilita una vera onda d'urto che giunge al nostro orecchio e diventa percettibile. L'accoppiamento tra le corde e il ponticello è estremamente critico, e qui avrei chiesto una cosa al contrabbasso, che però mi ha detto che non era riuscito a farlo funzionare. C'è la possibilità di un effetto spurio. Se l'accoppiamento tra le corde e la cassa attraverso il ponticello non è studiato bene, cioè se il liutaio non è bravo, diciamo così, insomma, o può essere una sfortuna una volta tanto, voi avete che esce dallo strumento un suonaccio che si chiama nota del lupo. Io speravo si potesse fare, ma... Lo può fare? Se si può sentire. E se poi non ci riesce? Eccolo. Allora, questo è un rimpallo di energie tra la cassa e le corde, attraverso il ponticello, le quali vanno a sovrapporsi e determinano un effetto analogo un po' ai battimenti, cioè un ululato, un wu-wu-wu-wu-wu, così, ecco, si è sentito bene un paio di volte. Sì. Bene, quindi questo è un difetto che gli strumenti non dovrebbero avere, e infatti i buoni liutai riescono a fare gli strumenti senza. Se c'è la nota del lupo si può ovviare. Non volevo poi parlare molto di questo, ma si può ovviare con dei piccoli trucchi, per esempio appendendo dei pesetti nella parte bassa della corda fuori dalla zona che vibra, e riesce un pochino a... Ecco, sì, lei ce l'ha quei pesetti, ce l'ha. Ecco. Eppure è riuscita a fare lo stesso? Ecco, ha fatto un piccolo trucco, va bene. Oh, qui potrei raccontarvi un pochino come si fa una cassa di violino, ma non vogliamo lasciare molto, vogliamo tenerci un pizzico di spazio per i fiati, perciò lasciamo perdere questa parte qui. Vi sottolineo soltanto quali sono gli elementi basilari di una cassa di violino, così come di violoncello e di viola.
Cioè gli elementi basilari sono l'anima, che è un palettino lungo 6-7 cm che tiene a contrasto, la tavola anteriore e la tavola posteriore, sia per garantire che anche la tavola posteriore irradi il suono come quella superiore, ma anche perché la tensione delle corde che pigiano sopra il ponticello farebbe infossare la tavola, che deve rimanere invece bombata. E allora cosa si fa? Quell'anima messa all'interno è un piedino, infatti, di fatto, che blocca e impedisce l'affossamento della cassa, altrimenti succederebbe. Un ulteriore rinforzo è dato dalla catena, che è questo bacchetto messo all'interno della cassa, questo incollato sotto, che voi non lo potete vedere, che ha lo stesso scopo, e vedete che il ponticello appoggia praticamente con un piedino sull'anima e con un piedino sulla catena. Attenzione a una cosa, che l'anima si chiama così perché? Perché è l'anima del violino. Se si toglie l'anima del violino, ecco, volevo farle fare anche questo, poi ho pensato che no, perché dopo diventerebbe pazza di metterla al posto giusto. Una volta che l'anima è a posto, è meglio lasciarcela stare. Risonanza dell'aria. Ecco, due parole sui fori AF, che sono importantissimi. Allora, i fori AF, dice, sono lì per bellezza? È importante che siano F, è importante che siano C, è importante che siano a rosone come sul clavicembalo oppure sulla chitarra o così via. No, quei fori possono avere tante forme, però servono indispensabilmente per consentire il respiro della cassa. Cioè, siccome la cassa vibra, inietta aria dentro e fuori. Se la cassa fosse chiusa perfettamente, ci sarebbe una resistenza dovuta alla pressione che all'interno non è sfogata. E questo è molto importante, perché la risonanza di quella vibrazione, che corrisponde alla cosiddetta risonanza dell'aria o respiro della cassa, cade sempre fortunatamente nella zona dei bassi. Vedete che nel violino cade a 300 Hz, il collega Nichols aveva parlato di cicli al secondo, i fisici parlano di Hz. Allora, nel violino cade a 300 Hz, e 300 Hz per il violino è al limite inferiore, la nota più bassa del violino a corde non dieteggiate è il Sol a 298 Hz, la può fare? Ecco, questa nota senza il respiro della cassa, senza i fori F, sarebbe una nota molto debole, e invece così diventa confrontabile alle note della resto del registro del violino. Nella viola scende proporzionalmente, come ovvio, le dimensioni della cassa, e nel cello ancora di nuovo. Quindi avete questi rinforzamenti delle note basse che sono indubbiamente indispensabili, soprattutto per il violino. Scusate, qui non va avanti, adesso è andato. Modi di suonare. Adesso facciamo lavorare un pochino i nostri... Abbiamo ancora un momentino di tempo, sì? Sono partito parecchio in ritardo. Allora, no, perché poi loro devono suonare e c'è il vostro contrabbassista che deve scappare via di corsa. Allora, il modo normale di suonare uno strumento a corde è lo strofinamento, cioè è un meccanismo alternato di questo genere. Allora, sentiamolo prima magari sul violino, per esempio, una normale nota tenuta di violino, tutta all'arcata, facciamo. Anche in su. Ecco, avrete tutti notato per esempio quell'lievissima interruzione che c'è quando cambia la direzione di moto, no? Vedete come funziona questa cosa? L'archetto spinge sulla corda, inizialmente l'archetto che ha dei fili che sono nient'altro che dei crini di cavallo maschio, costituiti da un filo che ha tante piccole puntine, se volete, trascina con sé la corda e per attrito statico se la porta dietro, diciamo. A un certo momento la forza elastica della corda diventa sempre più forte, man mano che la deformo, fino a che la corda slitta. E allora abbiamo il cosiddetto slittamento, eccolo qui. E questo è il punto che ci riporta di nuovo alla condizione iniziale. Quindi quello che succede di fatto è che la corda fa delle deviazioni e poi degli scivolamenti, deviazioni e scivolamenti. Questo è esattamente lo stesso meccanismo che voi conoscete fin dall'età dell'asilo e che è il... Chiediamo ai musicisti, è che è il gesso sulla lavagna. Il gesso sulla lavagna fa esattamente quello. E perché dà tanto fastidio? E perché si sente così forte? Perché la lavagna è una magnifica cassa armonica, ha un tavolone grande così e quindi anche un gessetto da niente può produrre un fischio fortissimo. Quindi così funziona il metodo normale di suono per slittamento. Questo vale per tutti gli archi.
Modi di suonare due. Allora, un punto essenziale. Sulla tastiera o sul ponticello. Allora adesso qui ho preparato un piccolo disegnetto, questo sarebbe il ponticello, questa è la corda tesa, passa sopra la tastiera che è quel manico di ebano nero, di ebano. E quando si suona sulla tastiera vuol dire che si strofina l'archetto in questo punto, cioè sopra la zona della tastiera. Quando si suona solo vicino al ponticello si va a suonare in questo punto. Allora che cosa succede? Succede che siccome quando suono qui mi trovo gli armonici più alti, quelli che hanno un'onda molto corta, me li trovo con un ventre lì, gli armonici alti vengono eccitati molto bene. Mentre invece se io vado a suonare sulla tastiera, vedete che eccito molto bene, qui questo computer mi fa un po' impazzire, non è il mio. Ecco, vedete che per gli armonici bassi, cioè quelli che hanno una nota profonda, quelli che hanno la lunghezza d'onda molto lunga, per gli armonici bassi io eccito invece i modi più profondi, più bassi. Ecco, quindi se si suona sulla tastiera o se si suona sull'archetto si ottiene, sul ponticello un suono più ricco di armonici alti, quindi un suono più stridente, un suono più metallico. Questo lo possiamo sentire da tutte e tre, per cortesia, sì. Allora, cominciamo col violino sulla tastiera e poi sul ponticello. Andiamo sul ponticello, sennò poi non facciamo in tempo. No, abbiamo fatto solo tastiera adesso. Eh? Ah, no, prima da qui non vedevo dove suonava. Facciamo anche due note sole. Beh, qui non mi accorgo. Più sul ponticello allora. Proprio dove si eccitano i modi alti. Ecco, così, stridente. Ecco, stessa nota sulla tastiera. Ecco, suono più vellutato, più caldo, ecco, questo volevo. Avendo fatto più note, a un certo momento si era un po' perso la differenza. Allora, lo possiamo fare anche con un altro, il violoncello per esempio, perché non il violoncello? Magari andando proprio sul ponticello, proprio esagerando un po', ecco, perché il pubblico senta bene. Ecco, perfetto. Perfetto. Qui è chiarissima la differenza, no? Non c'è nessun dubbio. Ma poi il violoncello si sente di più, perché il violoncello di alti ne avrebbe molti meno, appunto perché è uno strumento basso. Quindi se uno va a suonare sul ponticello, dà vita a qualcosa che nel violoncello non c'è nemmeno normalmente, quindi si nota di più. Ecco, qui ho fatto vedere un esempio, non vorrei addentrarmi, comunque dal suono degli strumenti si può fare con un'operazione matematica che si chiama trasformata di Fourier. Queste sono queste stesse note fatte da Marco Fiorini, il primo violino dell'orchestra di Santa Cecilia. E, sul ponticello, eccolo qui, un violino, sulla tastiera, eccolo qui. Che differenza c'è? Che tutti questi armonici, qui in ascissa c'è la frequenza e in ordinata c'è l'ampiezza del suono di ogni singolo armonico come risulta dalla trasformazione di Fourier, procedimento matematico. Allora, questa zona qui ha tanti alti sul ponticello, questa zona qui sulla tastiera praticamente non ne ha, quindi è verificato anche proprio dall'analisi del suono che la sensazione uditiva che abbiamo è esattamente quella. Allora, modi di suonare, le sordine, ecco, vogliamo andare ancora un pochino avanti con questi archi? Io volevo tenermi un pochino di spazio per i fiati, ma mi pare che sono passati circa 33-34 minuti, che dici direttore? Se mai tronchiamo di colpo, facciamo quello che possiamo. Allora, non so, per esempio le sordine è molto interessante, perché la sordina consente di attutire il suono di molto e anche di cambiare il timbro. Per esempio un violinista che suoni all'albergo prima di andare a fare il concerto non può mettersi a suonare spiegato, naturalmente deve usare delle sordine, se no i vicini di camera protestano. Allora facciamo sentire per esempio una sordina. Chi c'ha? Il violino ce l'ha? Ecco, senza? Questa è la sordina leggera, questa, quella di gomma, vero?
grazie. Chiarezza di suono molto maggiore senza sordina. La sordina attutisce, come se si sentisse attraverso la nebbia. Suonare per armonici, ecco, saltiamo questa cosa qui, che forse è anche difficile forse per il pubblico seguire il discorso bene. Ah, invece, vibrato, ecco, questo è un punto chiave. Negli strumenti, come nella voce umana, io tra l'altro ho scoperto dopo che la vostra orchestra dopo avrà anche delle voci, perché la voce umana di tutti gli strumenti è il più bello di tutti da raccontare e da spiegare. Se avessi saputo prima, magari avrei anche messo dentro la voce umana. Comunque, se per cortesia col violoncello possiamo sentire un tema che tutti conoscete, il Cigno di Saint-Saëns, semplicemente poche misure, come va eseguito, cioè col vibrato, e come noi forzeremo la violoncellista ad eseguirlo contro il suo buon gusto. E perché? Perché mostra in modo inequivocabile l'importanza del vibrato nel suono degli strumenti a corda. Sì, adesso senza vibrato. Suono molto più smiagolato, naturalmente. Che cos'è il vibrato? Il vibrato consiste semplicemente nell'oscillazione del polpastrello, nel punto di pressione sulla corda, che fa sì che la corda vari alternativamente di lunghezza, di molto poco, in modo che la corda oscilla nella frequenza di vibrazione attorno al valore che si vuole. E allora il suono diventa vivo, il suono acquista vivacità. Quindi il vibrato anche nella voce umana è assolutamente indispensabile. I cantanti di Sanremo, non sapendo fare il vibrato, devono usare il microfono e altre cose, altri trucchi del genere, ma i cantanti veri fanno tutto col vibrato. Faccio un esempietto scherzoso, via. Il pizzicato. Ecco, gli strumenti a corda possono essere suonati che per strofinamento, cioè in modo continuo, per pizzicato. Il violino, pizzicato, possiamo, oppure se vuoi farlo un altro strumento, io li lascio liberi di... Facciamo il pizzicato che si può fare sia con la mano destra, sia con la mano sinistra, sia con l'archetto. Cosa ci fa sentire? Ecco, questo era con la mano destra, adesso magari mi fa sentire la mano sinistra. E poi c'è anche il doppio pizzicato, no? Addirittura con, oppure con l'archetto. Basta, quello che volevo farvi notare è che il suono è molto diverso. Perché? Perché appena un suono viene pizzicato o diciamo martellato come nel pianoforte, cambiano i contenuti di armonici, perché un suono di breve durata, come si sa, è dal punto di vista tonale meno definito, quindi il suono è proprio differente, il timbro del violino pizzicato non è uguale al timbro del violino strofinato. Martellato, lasciamo perdere il martellato, vediamo di accelerare un attimo. Il terzo suono o di tartini, ecco, qui siamo a Trieste, tartini, avete anche voi un pezzo di tartini, poi dopo tartini è colui che, senza però avere gli onori della cronaca, perché si dimenticò di scriverlo, scoperse il suono di tartini, cioè la combinazione di due frequenze, di due suoni di frequenza diversa, che ne produce per sintesi all'interno del nostro sistema orecchio-cervello, e torniamo al discorso del mio collega di prima, che produce una terza frequenza fondamentale, che non esiste e che sente molto bene il violinista perché ce l'ha molto vicino, siccome è un effetto non lineare, chi sta molto vicino al suono lo sente di più che chi sta lontano. Non so se avete preparato una coppia di note che dia bene la terza, la note, il terzo suono. Però non è molto importante. Io avevo pensato, io re 3 all'americana, re 3 vuol dire sotto l'ottava centrale, sarebbe il re 4 in Italia. Re 3, la 3, secondo me, viene una frequenza che non è... io la sento.
Io l'ho sentita. Voi siete vicini, l'avete sentita. Forse il pubblico più lontano può non averla sentita, perché è importante che il livello di suono sia abbastanza forte perché si senta. E questa è naturalmente una cosa di fondamentale importanza nella composizione musicale. Molti compositori queste cose non ne tengono, cioè se sono bravi ne tengono conto, ma se non sono bravi non lo fanno. E molte volte la musica che si sente in sala non è quella che il compositore credeva di avere scritto sul pentagramma, perché si sentono delle note che non sono scritte. Il glissato, ecco, facciamo qualche glissato, facciamo sentire bene un bel glissato lungo l'intera corda, per esempio, non so, con uno strumento, chi ha piacere di farlo? Prego. Ecco, allora questo suono è molto importante nello studio delle qualità dello strumento, perché permette di registrare tutte le frequenze che quella corda può emettere. Si ripete la stessa cosa con ognuna delle corde e quindi si ha l'intero registrato di tutti i suoni che lo strumento può emettere. Su di questo si fa la trasformata di Fourier, che ho accennato prima, e si ricavano gli armonici presenti. È un modo oggettivo di dire quanto è buono uno strumento, invece di andare così a naso e dire ma è uno Stradivari, allora sarà buono, no? Facciamo la prova, se si fa la prova vengono fuori anche delle sorprese. Le note multiple, se col violoncello mi volesse far sentire un 3 battute di Bach dalle sonate per cello solo, non so, un'altra cosa. No, si può fare, cioè per esempio in Bach molto spesso si sente che con l'archetto si suona il tema cantato, chiamiamolo così, e in alternanza le note del basso, facendo continuamente saltare l'archetto da una corda all'altra. Perfetto, proprio questo volevo. Diventano due strumenti, no? Sono due voci, una fa il basso, l'altra fa l'alto, mi pare che è la suite numero 6 questa qui, giusto? È la prima? Ho sbagliato. Le zone pericolose, e qui chiediamo al violoncello magari di farlo, oppure chi vuole. Questo è stato fatto per il violoncello. Se sul violoncello la pressione esercitata, una volta che la velocità dell'archetto è stata fissata, è eccessiva o è deficitaria, il suono non esce continuo e normale, esce spezzato, esce roco, esce distorto, esce con un timbro sbagliato. Se possiamo provare un attimo a calcare molto, per esempio, ecco. Ecco, si spezza il suono, cambia il timbro, eccetera, eccetera. E magari invece leggerissimo, col violino si sente molto bene se si fa leggerissimo, si spezza proprio, si sentono suoni che si interrompono. Beh, ci vorrebbe forse più un principiante per farlo. Comunque c'è un livello di suono che mi pare che sia 45 decibel sotto il quale il violino non può andare senza che il suono inevitabilmente si interrompa. È chiaro che i principianti vanno benissimo per fare queste prove qua. Lei non è un principiante, mi spiace molto. Allora, strumenti a fiato, ci siamo. Ancora un momentino gli strumenti a fiato, lo concediamo facendo una differenza fondamentale tra i due fondamentali metodi di suonare a fiati. O con l'ancia, o col taglio. E abbiamo qui, e poi abbiamo ancora un esempio, che è la tromba che è nascosta là dietro. Ma la sentirete come solista, semmai lo risparmiamo qui perché lo sentirete dopo nel concerto. Nel concerto di Tartini, no, mi sembra? Di Torelli. Allora, prendiamo il clarinetto e anzitutto il flauto. Il clarinetto e il flauto sono due tipici esempi di uno strumento che sfrutta l'ancia per produrre la vibrazione dell'aria all'interno del canneggio, e invece il flauto sfrutta un taglio, cioè praticamente uno spigolo contro il quale il fiato, battendo, produce vortici e mette in oscillazione la colonna d'aria. Negli strumenti ad aria avviene lo stesso che avviene nelle corde degli strumenti a corda, cioè anche lì ci sono delle condizioni geometriche da rispettare. Adesso accorcio leggermente. Anche lì è necessario tenere conto che c'è un salto di comportamento quando si esce dallo strumento da una parte o quando si arriva al bocchino dall'altra. E la differenza fondamentale qual è?
che nel flauto la situazione è identica agli strumenti a corde, perché il flauto, avendo un'apertura all'estremo in fondo e un'apertura dove soffia il flautista, è di fatto aperto a entrambi gli estremi. Quindi è equivalente a uno strumento a corde che ha entrambi gli estremi identici, cioè fissate, corde fissate. Invece nel clarinetto, dove c'è un'ancia, una parte è chiusa dalla bocca e dall'ancia e l'altra parte invece è aperta. Quindi c'è asimmetria. Non è più vero che i due estremi sono equivalenti. Ma questo porta a differenze sostanziali. Vediamo di andare un pochino più veloci. E cioè, io ho fatto un po' di immagini qui che adesso salto. Per accelerare, ecco qui era l'esempio del flauto. Comunque, la cosa che conta è questa, che in uno strumento i cui estremi sono equivalenti c'è la possibilità di avere tutti gli armonici possibili. Qui è segnato in nero la zona di alta pressione e in bianco la zona di pressione nulla, cioè il vuoto esterno allo strumento, l'aria, diciamo, esterna allo strumento. E vedete che, come nella corda, avviene esattamente la stessa cosa, una prima armonica, una seconda armonica, una terza armonica. Tutti gli armonici sono presenti e il timbro di questi strumenti è caratteristico di una distribuzione di armonici tutti presenti. Nell'organo questo è il registro detto appunto di flauto, il registro principale dell'organo. Invece, nelle canne invece aperte a un estremo, ecco, senza soffermarci di nuovo, c'è una evidente simmetria, cioè qui c'è la chiusura del bocchino e quindi c'è un accumulo di pressione. Qui c'è l'apertura verso l'esterno e quindi c'è un vuoto, se vogliamo, uno zero di pressione, cioè il minimo di pressione. E allora qui cosa succede? Che si può avere una prima armonica, eccola qua, si può avere un'armonica tripla della prima e un'armonica quintupla della prima. La seconda e la quarta non si possono avere. Allora, questo è uno strumento che ha soltanto armoniche dispari. Che cosa comporta? Una differenza fondamentale di timbro. Vogliamo fare sentire i timbri del clarinetto, prima del flauto, magari in una nota bassa. E poi? Ecco, questo è il registro basso che si chiama registro di Chalumeau e che voi conoscerete tutti perché è il gatto di Pierino il Lupo, no? Quando avanza, carpon carponi, eccolo là. Allora, questo è un registro che contiene solo le armoniche pari ed ha quindi un timbro diversissimo dal flauto. Se facesse la stessa cosa col flauto darebbe molto, non so se l'ha provata, ma se vuole. C'ha un'aria meno sinuosa, meno gattesca, no? Diciamo meno gattesca. Allora, insomma, questo è il discorso che vale anche per l'oboe, vale anche per il fagotto e vale soprattutto nell'organo per le cosiddette canne tappate, quelle che hanno un coperchio in cima e sono di fatto lunghe la metà. E io avrei avuto ancora la tromba, sulla tromba c'erano tante belle cose da fare, però a questo punto io farei una cosa invece, sto per chiudere, qui avevo proprio tutto il discorso sull'inserimento della campana, faccio soltanto vedere, perché questo è molto importante, che i tipi di canneggio degli strumenti a fiato sono svariati. Allora, o sono cilindrici, come avete visto, perché mi è andato via, o sono cilindrici, come avete visto per il flauto e il clarinetto, o sono cilindrici con svasatura, con campana finale, come nella tromba, o sono conici, come per esempio nell'oboe, o sono ibridi, come per esempio nel corno, o nella tuba wagneriana, o in altri strumenti del genere. Ognuna di queste forme comporta un contenuto differente di armonici, e questo fa sì che ognuno di questi strumenti ha la sua voce caratteristica, inconfondibile. Nel caso del clarinetto andava aggiunto un'ultima cosa che è molto importante, che non posso dimenticare prima di andare e lasciar perdere, cioè gli ottoni. Voglio aggiungere che nel caso del clarinetto c'è un foro che si chiama foro di registro, che quando viene aperto apre praticamente un minimo di pressione vicino alla bocca. Di conseguenza diventa più simile agli strumenti che hanno aperture su ambo gli estremi e allora da quel momento in poi non ha più il timbro privo di armoniche dispari, detto di Chalumeau, ma il timbro proprio del clarinetto. Se lei fa sentire magari un pochino tutta la gamma, dopo la dodicesima nota sentirete cambiare il timbro.
Ecco, se siete stati attenti avrete notato a un certo momento che il suono cambia. Io avrei avuto alcune altre cose da raccontare, mi spiace un pochino per la tromba, mi scuso molto, ma qui c'è il direttore che mi guarda malissimo e io devo troncare la conversazione. D'altra parte io avevo pensato di avere un'ora, invece poi di fatto ci siamo ridotti a molto meno tempo. Vi ringrazio dell'attenzione e buon concerto.